Fondazione non Fondazione Mondiale Padri e Figli, che cos'è? Allora, la Fondazione non Fondazione Mondiale Padri e Figli non è di fatto una vera e propria fondazione, non serve ad essere ad adesione per farne parte e non richiede nessun tipo di contributo monetario, finanziario. L'unico patrimonio che cerca di conservare e far crescere è quello intellettuale, è quello della cultura, è quello della fantasia, è quello bello. Ecco, voi già durante quest'estate vi siete un po' rimboccati le maniche alla palude di Torre Flavia con delle iniziative. Sì, Che cosa avete fatto? allora in questo caso io camminavo per Torre Flavia con mio figlio quando sono venuto a conoscenza dell'operato dei volontari e dei lavoratori che lavorano alla palude, rendendomi conto di questo posto bellissimo. Insieme a mio figlio abbiamo deciso e a Paolo di fare qualcosa anche noi in questo luogo, e lì è nata la Fondazione, non Fondazione Mondiale. Vi spiego, lì abbiamo fatto, in quel caso abbiamo messo dei cartelli su un punto dove stavano ricrescendo le dune, dei cartelli di sensibilizzazione che abbiamo scritto io e Paolo, che sono stati molto apprezzati dal direttore Corrado Battisti. E poi da lì da cosa nasce cosa, abbiamo deciso di mettere dei posaceneri esclusivamente per le cicche, e poi sono stati torti perché la gente ci metteva la spazzatura, mo li modifichiamo, cioè, e andremo avanti in questo caso. E ci tenevo a dire una cosa, Sì, posso? certo. La fondazione opera in modo che non c'ha uno scopo vero e proprio. Per quello tutto quello che viene fatto è riuscito e funziona, perché nessuno ha dato uno scopo. È un'espressione di filosofia, secondo me, a parere mio, perché cerca di trovare persone che abbiano la stessa idea su una cosa che può essere, innanzitutto, su quello che prova a promuovere, ossia. I pilastri della fondazione io li chiamo, io non è che sono grande, l'empatia tra i genitori e figli, lo scambio di idee, il dialogo. In questo momento in cui la tecnologia, specialmente dell'ignoranza dell'idiozia che alberga sui social network, sta creando un distacco generazionale che negli ultimi generazioni non era così, perché la generazione deve trasmettere alla generazione futura, per quanto possa essere diversa perché è una generazione futura, quello che di bene ha imparato, quello che di bene deve trasmettere. A oggi si è messo sto cellulare, io perdona, ma forse la mia ignoranza, si è messo sto, la propaganda dell'ignoranza e dell'idiozia sui social network che stanno a insegnare ai nostri figli cose, cioè stanno a prendere il posto nostro, dei genitori. È Cioè, vero. se tu parli con un ragazzino di 9 anni, è sapientino, sa tutto lui, non rendendosi conto, perché chiaramente ha 9 anni, che la maggior parte delle cose che sente sui social network non sono del tutto vere, sono quasi sempre paradossali, perché ci sono milioni di opinioni, anche delle persone che non hanno nessun titolo di studio. Poi specialmente promuovono il consumismo, l'individualismo, e questo non è bisogno di essere uno psicologo infantile per capire che vanno a creare un individuo asociale, apatico e depresso. Ecco, in alcuni casi anche forse un po' troppa violenza, perché già magari ecco, a No, 9 anni chiaramente. iniziano ad essere avvicinati, si avvicinano a contenuti non adatti alla loro età. Io mi ricordo quando vedevamo i film in TV, c'erano le indicazioni, vietato ai minori di 18 anni da guardare con i genitori, adatto a tutti. Adesso invece con purtroppo i telefonini da una parte sono un bene, dall'altra sono un male perché non ci sono più filtri. Precisamente, perché qui non stiamo a parlare di bene o male, qui stiamo a parlare di uso corretto e uso non corretto, specialmente nei bambini. Di fatto si promuove la violenza su tutto, dai videogame alle cose. Io non so perché questo accade, cioè, però secondo me gli va dato un freno, come la fondazione. Allora, partiamo dal presupposto che noi non siamo
ambientalisti, naturalisti, perbenisti, noi siamo delle persone comuni che lavorano e di fatti lavorano, cioè fanno tante cose, ma di fatti non stiamo tutti i giorni su Instagram a pubblicare, perché non siamo youtuber, però è un esempio di uso corretto dello smartphone, fare una giornata, creare momenti che vadano a stimolare l'empatia, il dialogo e pubblicarli, una cosa amatoriale, per quello noi invitiamo sempre tutti, senza nessuna distinzione di classe, a partecipare al nostro progetto, che è di fatto un movimento di sensibilizzazione per il futuro dei nostri ragazzi. E quando saremo tanti e d'accordo, beh, qualcosa lo potrà fare. Ecco, senti, ma ci avete già in mente qualche altro progetto da portare avanti? Allora, sì, io e Paolo personalmente, che non siamo i presidenti, perché la fondazione non c'ha un presidente, noi siamo amministratori del Instagram e del perché è come un'idea che già esisteva, toccava solo scriverla nero su bianco, e come la vedo io, tutto qua. Noi il progetto che ci abbiamo adesso, nei prossimi, mi ripeto, non andiamo veloci, nei prossimi mesi, a parte qualche discorso di divulgazione su un pensiero che noi abbiamo, è di dimostrare che quell'altra volta abbiamo speso una trentina di euro per stai vati, cioè abbiamo, invece di sdraiare al mare, abbiamo fatto una cosa. Il prossimo video che penso faremo tra novembre e dicembre andrà a far vedere semplicemente una dimostrazione che si può fare comunque una piccola azione del bene, divertendosi, promuovendo quelle che sono i pilastri della fondazione, promuovendo lo scambio di idee tra genitori e figli da casa in 300 metri di raggio, perché non è una cosa che deve essere legata a un determinato ambiente, a una determinata idea. La fondazione non è legata a nessun concetto, cioè cerca di lasciare i concetti e le idee da parte, cerca di operare universalmente. Quindi noi vorremmo dimostrare che da casa, senza fare chissà che strada o chissà che spese, anzi questa volta è senza nessuna spesa, si può fare qualcosa di creativo, divertente e buono. Bene, io ti ringrazio Andrea, staremo a vedere allora, teneteci informati. Va bene, io ti ringrazio Sonia e saluto tutti, buongiorno, saluto Paolo che non è potuto stare qui con me perché purtroppo lavora, e saluto il direttore Corrado Battisti che mi ha dato tanto campo libero a Torre Flavia, dove ci siamo espressi veramente alla grande. E io intanto ricordo che avete anche la pagina Instagram FNFM Padri e Figli. Stiamo vedendo anche la denominazione intanto qui sul nostro canale, grazie. Così chi vuole vi può cercare. Grazie, così rinvito di nuovo tutti a partecipare al nostro progetto, è semplicissimo, fate qualsiasi cosa vi viene meglio, bocciate l'ignoranza e l'idiozia dei social network, portate avanti un piccolo progetto con i vostri figli, con i nostri, è chiaro, è quello il trucco. Esatto. Ciao Sonia. Ciao grazie. Andrea, grazie. Sostanzialmente non c'è un concetto, un'idea alla base, l'importante è condividere dei momenti, forse in un periodo in cui i momenti si stanno perdendo. I genitori non dovrebbero lamentarsi, mio figlio è sempre attaccato al cellulare. I genitori dovrebbero rendersi così interessanti da essere più interessanti dei social media sul cellulare. Ciao ragazzi, siamo sempre noi della Fondazione con Fondazione Mondiale Padri e Figli. Siamo sulla splendida spiaggia di Flavia e stiamo installando questi posaceneri. Sono vani, abbiamo fatti per i nostri figli, installiamo perché almeno le sigarette speriamo che butterò qua. Andrai a modo tu, camminerai e cadrai, ti alzerai sempre a modo tuo. A modo tu, vedrai a modo tu. Questo è un altro cartello di sensibilizzazione perché ci sono le dure qui.
come vedete sta riprendendo vita e la vegetazione sta ricrescendo sopra. Quindi, da quando abbiamo messo i cartelli la gente evita comunque le tracce. Vuol dire che stanno rispettando i cartelli, evitano di... Io metto io levo la sabbia e Michelle la rimette. Buona zio, faccio. Non è molto d'aiuto. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare. Colgo di nuovo l'occasione per invitare di nuovo tutti a partecipare a questa nobile causa. Belli, brutti, ricchi, poveri, biondi, mori, presunti ladri e presunti onesti, ricordando che la fondazione opera al di sopra del pregiudizio sociale. Quindi vi aspettiamo in tantissimi. Crolla tutto, vedi, io sono morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei. Mondiale padri e figli. Abbiamo incontrato questi ragazzi che promuovono l'azione e noi i social contro la propaganda dell'idiozia. Ciao a tutti. Gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, a cui le angeli rimanete. Ed io mi chiedo, oh, ah, che farai? Che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione. Sì, devi iniziare da capo, vai. Poi tanti guardando il video diranno non me la sento di farlo pure io, oppure non sono motivate le persone a seguire questo movimento. Quindi che gli dici, noi diciamo, quando ti liberi di quello che sei, diventi quello che potresti essere. Più convinto? Quando ti liberi di quello che sei, diventi quello che potresti essere. Grande.